un po' di tempo fa uno dei miei seguaci qui su YouTube a proposito di quanto affermavo del finale dei miei racconti e di come li scrivevo, mi diceva in un commento di non essere molto d'accordo con me. Cioè, io dicevo che il finale dei miei racconti, quelli della trilogia delle erbacce, lo scoprivo mentre lo scrivevo, non c'era nulla di pianificato. E lui, Grizzly, ciao Grizzly, affermava che sì, va bene scrivere di getto, però devi sapere chi fa cosa ed essere coerente, altrimenti consegnerai al lettore una storia confusa e pasticciata. Ricordo quando mi venne l'idea per il mio romanzo L'ultimo dei Bezukhov, in quel caso lì avevo anche chiaro il finale, doveva avvenire lontano dall'Italia, nelle isole Orcadi. Tutto bene dunque? Vale a dire, se scrivi racconti puoi pianificare poco o nulla e scoprire il finale mentre lo scrivi. Ma se hai a che fare con una storia lunga, un romanzo, insomma, allora devi avere le idee chiare sin dall'inizio e fissare certi paletti, oppure sono guai? Beh, non è proprio così. Anche se per scrivere il mio romanzo L'ultimo di Bezukhov conoscevo più o meno il finale, in realtà questo non mi ha aiutato per nulla. In pratica è stato come se non conoscessi il finale e per una ragione piuttosto evidente. Come fai a condurre il protagonista in una sperduta isola al nord della Scozia? Quale molla, quale motivo può avere per imbarcarsi in un viaggio del genere? Ecco che allora iniziamo forse a comprendere la posta in gioco, vale a dire, anche se hai un'idea per chiudere il romanzo, l'idea è appunto un'idea, aria. Il lettore ha bisogno di ciccia e colesterolo per appassionarsi alla tua storia, perché lui è ciccia e colesterolo. Devi perciò costruire un intreccio, una trama semplice ma convincente, in modo che diventi quasi naturale, ovvio che il protagonista vada infine in quella lontana isola delle Orcadi. Come ci riesci? Pensandoci su, riflettendo, ma questo vale anche per i racconti, non solo per i romanzi, anche per il romanzo ho avuto questa specie di visione e quindi mi sono messo all'opera seguendo quella visione, cercando di capire che cosa significasse, quale fosse appunto il suo significato, ma sempre con l'obiettivo di rendere l'opera interessante e sensata la decisione del protagonista di andare nell'isola di Egilsey, nelle Orcadi appunto. E questo riesce solo se ci pensi, ci rifletti su. In fondo, se tu hai il talento del raccontastorie, devi metterlo a disposizione della storia. La storia non serve per propagandare le tue idee, serve per raccontare cosa succede al protagonista. Poi è ovvio che tu hai le tue idee, la tua visione del mondo e credi che le cose siano in un certo modo e vadano in un certo modo per determinati motivi. Ma se hai il talento antidemocratico del raccontastorie, sai anche che devi ascoltare il protagonista, metterti a sua disposizione, usare il tuo talento per fare in modo che la storia emerga e sia interessante. Una bella faticaccia. Il finale, quel finale, e non un altro, benché sia sempre una convenzione, scaturisce da una riflessione che può essere lunga o corta, ma che ci deve sempre essere, perché racconti una storia di cui tu non conosci il finale, ma che fiorisce quasi naturalmente mentre tu scrivi quella storia, racconto o romanzo che sia. Alla prossima, non per la gloria, ma per il